già. Sembrava la fine del mondo. Appassionati rappresenta un qualcosa di diverso,
anche nel quadro di quello che è lo scenario nazionale. Oggettivamente la gara dello Schino è la gara, è un po' come quella, una delle gare più conosciute, anche in cui si parla proprio dello Spino, ancora prima che parlare di dove è collocato, quindi questo già è un brand in un certo qual modo ed è un elemento secondo me che ha un valore, solo questo, da questo punto di vista. E io la socio onoraria, non solo la presidente di questo, ma mi svesto immediatamente da socio onorario, sono un tifoso quindi per ragioni ovvie e di grande piacere. Dicevo che noi come ACI abbiamo veramente, come in tutte le gare che sono in provincia di Arezzo, da Valle del Casentino, a tutte le diverse le vallate aretine che abbiamo fatto oggi, lo Spino chiaramente è il Spino, quindi per noi diventa quell'elemento sul quale anche abbiamo avuto una prima importante risposta l'anno scorso, quando l'amico Sticchi Damiani, poi il presidente dell'AXAI, che per ragioni proprio di ordine personale interessai sul problema, ebbe modo non solo di aiutare proprio per quel problema che avevamo fuori di tornare nell'area quella importante che era nazionale, ma quest'anno parlandoci devo dire che lo scorso era venuto e quest'anno anche i commissari ci hanno dato un giudizio estremamente buono, quindi se da un lato era stata originariamente un interessamento, c'è stata una capacità di mantenimento dello standard elevato che ha permesso anche tecnicamente di validare la gara dello Spino in modo molto preciso. Quindi una cosa che io spero che Angelo sia presto qua ad Arezzo per una riunione come ACI assieme a tutti gli amici sportivi per favorire proprio un'ulteriore integrazione, perché il mondo sportivo io vorrei che si cominciasse a ragionare non tanto e non solo come la riunione degli appassionati, perché è una cosa interessante ma rischia di diventare di settore, quando diventa di settore rischia anche di essere meno interessante. Giustamente l'assessore provinciale poneva anche un discorso di richiamo di persone, di migliaia di presenze, che non solo lo Spino, penso alle Vallate Aretine, penso al Rally del Casentino, penso alla Comucia Cortona che sarà la settimana prossima, alle migliaia di persone che vengono qua per gare di questa rilevanza e stanno qua. Facciamo conoscere il nostro territorio con un vettore interessante, trasversale, che è una festa non tanto di appassionati e basta, ma di popolo. E dopo il ringraziamento a Bernardo Bellini, un altro particolare ringraziamento perché è presente, Paolo Volpi, presidente della Scuderia Etruria in questo caso. Però vogliamo dire che veramente i grandi sacrifici che abbiamo fatto all'inizio, spinti anche dal grande appassionato che mi piace anche a me, che è Adriano, che mi insisteva a tutti i modi, bisogna prendere una falda, bisogna riportare lo Spino alla falda rivivere come era una volta. Io credo che abbiamo fatto un grandissimo lavoro insieme dal secondo anno in poi che l'Arco Spino si è costituita. Direi che l'Arco Spino è nata perché è arrivato lo Spino, altrimenti se no non ci sarebbe stata nemmeno questa associazione che oggi è titolare dell'organizzazione di questa gara. Però in questi 10 anni quasi abbiamo collaborato in maniera molto stretta, noi non abbiamo nascosto nulla, abbiamo sempre dato la nostra disponibilità affinché i ragazzi crescessero, imparassero ed era naturale anche per noi capire che prima o poi si doveva lasciare il testimone ai ragazzi che chiaramente con tanta passione portavano avanti questa cosa. Ma non solo la passione, è diventata anche la grande capacità organizzativa, quindi ci sembrava quasi naturale fare un discorso di passaggio. E forse l'abbiamo anche anticipato perché magari eravamo impegnati anche in altri campionati, con il Regio eccetera, per cui in accordo con l'amico Piccolotti e con tutti i ragazzi, con tutti i ragazzi, con tutti i ragazzi della Postino, abbiamo deciso di passare questa dal 2010 in poi una gara che era già valevole del campionato italiano della montagna, passata, regalata, cioè ai nostri naturali amici. E quindi ecco, sono convinto, lo penso, ma sono convintissimo che sarà una bellissima edizione. L'unica cosa che ci vuole, che bisogna sperare, è il tempo. Il tempo bello aiuta il 50%, però sono convinto per il resto che andrà tutto bene. Poi che è successo? È arrivata la notizia che non c'erano più limiti alle autostoriche, che la febbre è passata. Adesso la convalescenza sarà molto veloce, però a parte le battute, comunque ecco, questo per dire che c'è stata la bella notizia dell'ultima ora. C'è anche qualche novità che per esempio riguarda anche la lunghezza del tracciato. Prego Alessandro. Sì, mi scuso per la voce e ringrazio veramente tutti quanti per essere qui e soprattutto anche l'assessore per averci dato questa opportunità di fare la conferenza in questo magnifico scenario.
Sicuramente avrei aperto anch'io con il ringraziare Paolo Volpi, Moreno Mancini e la loro scuderia per aver creduto dal 2002 nel progetto Spino e aver dato tanta della loro passione per questa corsa. E poi potrete leggere un bellissimo articolo appunto che abbiamo dedicato a loro sul Tempia, il programma ufficiale che verrà pubblicato per la manifestazione. E comunque colgo di nuovo l'occasione per ringraziarlo veramente per tutto quello che ha saputo fare, soprattutto per aver compreso questa nostra esigenza, tra virgolette, aver visto questa nostra sete di organizzazione e di crescita, che hanno saputo appunto appoggiarci in una maniera migliore e a titolo completamente gratuito. Bellissima cosa, insomma, oggigiorno passare il testimone di una gara di campionato italiano non è uno scherzo, perché per arrivarci bisogna investire tanti soldi, oltre alla passione, tanti sforzi, quindi è veramente un enorme grazie che voglio dare unicamente alla scuderia. Detto questo, non vi voglio dilungare troppo, la novità del percorso, ne abbiamo parlato fino a qui, è stata sicuramente ideata e pensata, viste le indicazioni che ci sono state date negli anni dagli addetti USAI, osservatori appunto per la sicurezza. Chiaramente accorciare il percorso può sempre sembrare una cosa negativa, così a prima vista, ma se si analizza bene la cosa non lo è, perché innanzitutto la motivazione sicurezza è quella che sta più a cuore di un organizzatore e anche della federazione stessa, insomma, proprio per cercare di evitare degli incidenti, insomma, delle collisioni che possano essere pericolose, quindi con alta velocità. Dicevo, non è così negativa perché appunto, la sicurezza, e il secondo motivo quello tecnico. Quel tratto lì era sicuramente un tratto, questo molti piloti potranno confermarcelo, che dava molto risalto alle prestazioni del mezzo. Quindi, andando a togliere un tratto dove la media, tanto per capirsi, registrata in quell'intermedio lì era di 180 km orari per una macchina del tipo sport, significa dare molta più possibilità a chi ha doti di guida sul tratto misto che viene prima, quindi percorso sì più corto ma molto più tecnico, più guidato, dove anche chi magari ha una vettura dotata di meno cavalli o comunque meno preparata, meno diciamo aggiornata rispetto a un pilota che ha più possibilità, a modo di mettersi in luce in maniera migliore. Quindi questo ci è stato confermato e sicuramente lo Spino non cambia faccia, pur accorciando il percorso di soli 940 metri. Detto questo potrei... Quindi sono 6.000 esatti, 6.001, vero? Sono 6.000. Ah, ecco, 6.000. Esatto. Sì. Anche perché non avevamo delle esigenze particolari, abbiamo scelto proprio di dare un chilometraggio secco, esatto, così. Poi più facile per conti. È più facile per conti delle medie, sì, 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 certo. Anche per i punti. Quindi questa cosa, come si dice in gergo, per vincere lo Spino sarà importante, soprattutto il manico, insomma. Direi proprio. Di oltre sì, chiaramente alla potenza del mezzo, però sarà una questione molto di guida, quindi di tecnica. Le lezioni stanno già arrivando. Sì, nonostante siano aperte da soltanto 8 giorni, siamo già a una buona quota pubblicizzare molto la cosa. La prima gara di campionato italiano autostoria che si terrà domenica prossima proprio qui in provincia di Arezzo, a Lucia Cortona, saremo presenti per fare la nostra adeguata pubblicità e cercare di portare più amici possibile delle storie a piedi. Fra l'altro proprio per questo poi magari chiudiamo il capitolo storico. Ricordo che abbiamo messo in palio al pilota più veloce dell'alto da turismo, però quindi avevamo coperte delle autostoriche, un'iscrizione gratuita per una gara successiva. E la quota di iscrizione per le autostoriche è ridotta rispetto a quello che è imposto un po' dalla normativa. Diciamo che sono tutti i presupposti per venire a correre lo Spino con le storiche pur non avendo una titolazione in gara. Sembrava la fine del mondo.